Buon pomeriggio, ragazzi. Pensavate che The Witcher 2 sarebbe saltato? Pensavate davvero che avrei permesso a questo progetto di non avere possibilità di essere mantenuto sacro e assolutamente inammissibilmente? O meglio, no, ho invertito le frasi, perché se è inammissibile, non che continui. È inammissibile che fallisca, e infatti non è fallito. E non fallirà. Saremo qui, pronti, ad affrontarlo con lo stesso amore e la curiosità, ma anche ovviamente le perplessità e le curiosità non totalmente positive che fino ad ora mi ha trasmesso. Io ho capito che romanticismo c'è intorno a The Witcher. Io ho perfettamente compreso che cosa accade. Sappiamo che è un po' delicato affrontare l'opera. Sapete che è molto, molto, diciamo, cauta la situazione per affrontare The Witcher 2. Mi idrato un po' perché ci sono i classici 40 gradi da edificio con 4 fari e 2 computer sempre accesi senza condizionamento. Allora, eccoci. Quello che volevo dirvi è che ho compreso come mai. C'è romanticismo intorno a The Witcher 2. Escludendo il fatto che giocandolo così, con questa luce volumetrica, questa foschia, questo upscale del super sampling, è una festa per gli occhi continua. L'esperienza roleplayistica di trovarsi in un ambiente, in un villaggio, a Flotsam, è profondamente reale. Ve l'ho detto, più di quanto non sia mai stato e mai sarà a Night City. Su questo non si scappa. The Witcher 2 ha più immersive sim di quanto non abbia nel Cyberpunk 2077. Non di meno, gli manca tutta la componente quality of life del sistema RPG. Quello che abbiamo affrontato nelle scorse dirette, anche nei commenti sugli re-upload e in generale le vostre opinioni e discussioni live, è questo. Ne siamo tutti consapevoli. Io lo sto scoprendo blind, voi lo avete esperito durante la vostra prima partita, a seconda dell'anno in cui è accaduto. Non ti prende per mano in nulla, tuo è fault, ok? È come essere buoni ma ingenui. È comunque un difetto l'ingenuità, è qualcosa di comunque che va valorizzata soltanto in specificissime situazioni e non nell'assoluto. Questo vale allo stesso modo per la mancanza di morbidezza e la totale ruvidità delle meccaniche di questing, di esplorazione e quindi di completismo di The Witcher 2. Ok? Detto ciò, noi siamo qui finalmente ad affrontare missioni di trama. Io ho aspettato a lungo, ho voluto giocarlo con cura e amore quanto più possibile per anche assorbire la vera esperienza completista del vivere proprio The Witcher 2 come io avrei fatto in blindrun, come sto facendo in blindrun. Ora possiamo completate tutte le quest, visitate tutti gli edifici, parlato con tutti gli NPC, guardato intorno al mondo di gioco, non oltre i confini logici, andare avanti. Andiamo a parlare con Roche, che sarà molto contento. Come sono i volumi? Punti esperienza e non abbiamo livellato. Allora, comunque, spada acciaio. Vediamo un po'. Ormai, purtroppo, siamo completamente abbandonati al doverci equipaggiare con qualcosa di non più romantico nel modo più assoluto. Abbiamo tutto già sostituito rispetto ai bonus del completismo di The Witcher 1 e un po' mi dispiace in realtà. Ma vorrei fare un ultimo lavoro prima di proseguire nella trama, perché ora siamo davvero dinanzi al Kairan, sono molto preso all'idea di affrontarlo. Ma non di meno abbiamo 2000 Oren. 2000 Oren che ci siamo profondamente guadagnati. E in questo essercelo meritato,
è arrivato il momento di non fare gli sciocchi, di non fare le persone che cadono vittima della voglia di accumulare senza mai davvero portare a un risultato il proprio lavoro. Quindi dobbiamo comprare delle ricette, dobbiamo comprare delle pozioni o comunque dei materiali per poterle costruire. Insomma, basta creare un accumulo. Commerciamo. E vediamo un po'. La bottega A. Allora, stavo dicendo che ci sono interessanti modi di spendere il denaro, però allo stesso tempo c'è un bilanciamento perverso dei costi. Si può dire? Allora. Vediamo un po'. Ma sbaglio, il crafting è molto più importante in The Witcher 2 di quanto sia mai stato in The Witcher 1? Allora, partiamo col vendere le cose. Vediamo un po'. Altri oggetti. Cianfrusaglie. Oggetto della missione. Sarebbe il caso di vendere. Cianfrusaglie. Lo sapevo, non potevo venderlo. Colosso esca è fondamentale per la quest, ce lo siamo guadagnato. Questi materiali ne abbiamo 99. Bro, vendiamone 75, scusate. Due cose fecero storcere il naso: pochissimi talenti e Geralt povero come un pezzente. Sì, la povertà come un pezzente ci può anche stare, al di là dell'equilibrio di gioco. La questione talenti... Oh, mi è arrivato un tweet. Fatemi vedere. Non si apre. Ah, hanno creato una correlazione. Konami ha creato una correlazione tra il trailer di Metal Gear Solid Delta e Silent Hill 2 Remake utilizzando lo scarafaggio. La formica allo scarafaggio. Carino. Ok, ok. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo una quantità di materiali a volte impressionante. Secondo voi ho fatto male a vendere tutti quei denti di Necker? Ma chi se ne frega? Abbiamo 90 spago, cioè... Ma che non vale nulla lo spago, eh. Comunque, vediamo un po'. Poi abbiamo ingredienti. Mutageni. I mutageni sono materiali di crafting? Domanda. Il mutagene, che cos'è? Avete capito cosa voglio fare oggi? Voglio fare uno step up, voglio migliorare il mio gameplay. È arrivato il momento. I mutageni li metti nei talenti per potenziarli. Li metto nei talenti per potenziarli. Questa cosa non mi è mai stata raccontata in un tutorial. Si può fare in qualunque momento con qualunque... Facciamo così. Io volevo riposare, ma a questo punto lo facciamo subito. Personaggio. Caratteristiche, no. Ah, ci sono gli slot in fondo. Ci sono gli slot, ma in fondo. Ok. Anche in cima del ramo addestramento. Sì, in fondo a tutti i rami, ovviamente, intendevo, certo. Allora, andiamo così. Andiamo nei mutageni. Atterramento, stordimento, immobilizzamento, incenerimento. Si vende. Danno sbono con i segni. Preziosissimo. Gittata. Si vende. Stupide percentuali per sfigati. Ma siete scemi. Io questa cosa del bilanciamento dei GDR a volte non la capisco. Non ha veramente senso. Ma se hai 6 slot. Se hai tipo 7 slot per i mutageni. Ma che cazzo... Va a pensare che sia interessante programmare degli oggetti che ti danno più 1%.
Ma come gli viene in mente? Non una cosa buffa che fa ridere e dici che scemi, chissà chi lo mette, non è bravo a giocare. È proprio una cosa stupida, profondamente stupida da parte del game designer. Ok? Cioè, non si fa, non è intelligente, non è corretto. Allora. È cretino, non... Ok. Allora, ok. Sì, un 2%, avete visto che emozione? Comunque, ora abbiamo quasi 3000 Oren. Andiamo a vedere... Vediamo un po', perché fondamentalmente aprire questi menu è come infilarsi in apnea. Una totale apnea. Cioè, è questa la sensazione che ti dà. L'apnea. Esploriamo. Allora. Secondo voi è smart comprare i materiali per creare materiali? Perché in molti videogiochi lo sarebbe. In The Witcher credo lo sia. Ma non saprei, visto che i soldi sono pochi. Allora. Io vi sto leggendo e non sto agendo per questo. Cioè, vorrei interagire stavolta, vorrei fare un level up di tutto. Io ricordo che tirai fuori la calcolatrice, che da una parte è bellissimo, dall'altra, aiuto. Bertax, sei dolcissimo. No, non mi prendo 10 minuti per respirare in tranquillità in questo periodo. Non si può. L'obiettivo di vita è arrivare a farlo. Non chiedetelo. Credetemi, no. Siamo a un livello di circa 12 ore di live al giorno a causa di diverse cose, nel mentre le restanti ore sono dedicate a costruire l'ufficio e a migliorare la casa in nome del poterlo poi usare per registrare e far partire il 4.0. Molto calmi. Parliamo delle cose belle, che è il risultato. Quindi non molti di voi ricordano. Va bene, allora io giocherò a mio istinto, va bene? Servono i materiali per craftare. Purtroppo li devo comprare tutti. Forse la pietra elementale non è così importante. Però magari lo è. Ho appena comprato 1500 oren di puttanate. E questa roba mi fa veramente male al cervello. Mi fa malissimo. Non sono contento. Ma è un passo importante. È come uccidere un orso in una tribù. Resti. Magari alcuni materiali si possono comprare. Ma Dio solo sa dove, quali, quanti. Le ricette sono una strumentazione infinita. La compri una volta e non ti serve più. Abbiamo già speso migliaia di oren per i libri, a questo punto tocca. Allora, questa è la locanda, quindi non ci interessa. Io aprirei la mappa. È l'unico negozio? È l'unico negozio? Ok. Non c'erano altri negozi interessanti? Ci sono i fabbri che vendono qualcosa, però immagino. A meno che... No, beh, ci sono solo i fabbri. Comunque, vediamo un po'. Inventario. Il trofeo l'abbiamo equipaggiato? Sì, armatura più 3. Poi, l'armatura più 10 ha 3 slot. Domanda importante, lo devo chiedere ai veterani perché io piuttosto mi eviro, se sbaglio. Gli slot è possibile svuotarli poi.
Sembrerebbe di no. Cioè, tu li metti una volta e ti attacchi. Affascinante e mortale. Quindi, nei potenziamenti che ho, io ho armatura più 1. Danni. No, c'è qualcosa che non va. No, non è danno con i segni più 4. È danni bonus con i segni più 4, che sarà una cosa diversa, perché altrimenti avevamo rotto il gioco. Danni più 5%. Ok. Va bene. No, che non metto tutto, per carità. È presto, è molto presto. Allora. Andiamo. Siamo armati e pronti. Cerca un campione di veleno del Kairan nella sua tana. Via. Per favore, fammi andare a parlare con il fabbro un secondo. Phantom Blade Zero va assolutamente scoperto. Mi sembra un incredibilmente superficiale ma divertente arcade alla Shinobi. Allora, ok, devo, scusate, devo mangiarmi il dolcetto. Me l'ero preparato per aver vinto la pill, ma mentre controllo il negozio devo prendere un po' di zuccheri. In questo momento, in questo periodo della mia vita, e ve lo prometto, nutrizionista, allenamento, ho dei piani per diventare un più che decente essere umano anche sotto il profilo della salute e dell'orgoglio del corpo che possiedo, ma per l'amor di Dio non giudicatemi in questo periodo, che sono una larva in decomposizione. Come facciamo? Bottega. Me. Scusa. Perdonami. Vitalità più 10? No, questione errore di traduzione, il nome dell'armatura è ovvio, ma vitalità più 10 mi sembra tanto, hai 100 di base senza niente. Scusate, con l'armatura che possiedo adesso. Sto giocando con calma perché questo è un procedimento anche di apprendimento. Nell'istante nel quale inizio ad avere un'assimilazione di queste informazioni, potrò in futuro essere autonomo. Quindi, con questa armatura io posso avere armatura più 6 e vitalità più 30. Se riesco a craftarne 3, giusto? Non sto sbilanciandomi, è così. A logica è così. Lo compro immediatamente. Vediamo se posso craftare la polvere di diamante. Fuck! Vabbè, ne facciamo due. Potenziamento. Eccoci qua. Due. Inventario. Spero che i veterani siano contenti di quello che sto facendo.
A posto. Che ne pensate? C'è stato zero festa, zero suoni. E zero risultati visibili. Ma va bene, mi accontento. Ora abbiamo più vitalità. Via. Ok. Beh, abbiamo fatto una bella cosa, no? Eccoci, The Witcher, sono pronto. Facciamo il giro lungo. Being e Strigo be like. Ma questo è il percorso che avevamo affrontato perdendoci. Bene. Ciao. If the Cairn attacked the boat, it's not likely to be much. We're looking for traces of the beast, not boats. Com'è il volume? Posso meditare per non avere il buio mediocre della notte? Che figata. Ha alzato leggermente il gioco. How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions, and I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Roach's... Ma l'abbiamo già fatta sta cosa. Non era... Ah, sono grigi! Okay. Listen, you know how to remove a tattoo? I thought you looked different. Couldn't put my finger on it, though. Hmm. Think it looks all right? What's it of? A naked lady brandishing a sword? Geralt. All right, you can stop now. Hey, I didn't give you that tattoo. There's this mixture that cleanses the tissue just beneath your skin. To make it, I'll need green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. Well... I'm off to hunt down some herbs. I'd appreciate it if you didn't mention this to Dandelion. And you can stop laughing. No, I can't. Driving, è un bello obiettivo. È un bello obiettivo. Avere più appuntamenti settimanali. See those footprints? Yeah. Strange place for an evening walk. Unless you're looking for adventure.
È incredibile che stiamo giocando a The Witcher 2. Per me era un gioco mito, cioè era un gioco inarrivabile. Ok. Con calma, eh. Oh, amici, con calma ho detto. Eh sì, ho un sacco di vigore adesso. Soldi. The ram stuffed with sulfur and a dead cobbler, straight out of Eastern legends. Not good enough for the Cairn, though. È bello che se lo tocca il medaglione quando. Wait a minute. What are you going to do? Cast a simple diagnostic spell. It should answer a few questions. Quindi ci sono anche gli incantesimi diagnostici. This monster is sick, Geralt. It's dying. How much time does it have left? A few years, perhaps a decade and change. Too long. What's wrong with it? Any information could be useful. The diagnostic spell showed that some of the cells in its body have mutated. Allora, io dichiaratamente, fin dagli tempi di The Witcher 1, sono stato sincero con voi. Le regole magiche di The Witcher sono qualcosa su cui romperò il cazzo. Perché la coerenza e la costruzione del world building è importante. Quindi esistono magie diagnostiche che permettono di fare analisi approfondite e dettagliate della salute e della situazione fisica di un corpo. Come l'autopsia su cui ci siamo fatti un bucio di culo così in The Witcher 1. Ok. Vediamo. Beh sì, sarà un tumore, certo. What makes you think it's dying? I mean, I'm a mutant. The mucus cells I diagnosed are very similar to cancer cells. In some ways, they're more effective than healthy cells, but they're out of control. They converge to create a red tissue. Very unpleasant. The poor thing. But you brought up an interesting point. Want to know the core difference between mutants and non-mutants? Mm-hmm. Of course I do. The changes made through alchemy and magic in your body would require thousands of years to develop on their own. This development would result from genetic errors that would cause your body to adapt, become a more efficient organism, effectively mutate, but over a very long time. When this development occurs over millennia, across multiple generations, we proudly call it natural selection, evolution. When it occurs quickly, in a single organism or a few representatives of a species, we frown on it as mutation. And here I thought you liked me. What else? The Cairn's highly venomous. Any ideas for an antidote? Your Witcher's metabolism should neutralize small doses of the toxin. But if I were you, I wouldn't rely on my mutations alone. An Ostmark potion should do the trick. I know the herb, but haven't the faintest where I might find it around here. I need to think, figure out how I want to fight the Cairn. Maybe I won't need the potion. Do what you will, but don't say I didn't warn you. Sheila might be eager to get this done, but before you go see her, ask some of the locals about Ostmark. You could try Cedric. Here's the formula for the potion. I need to take care of some things. Manage without me for a while? Mm-hmm. See you. Certo. Ma guarda te che monella. A un'incantatrice sentirle dire vado a fare un po' di cose è sempre molto preoccupante. Comunque, al di là di tutto. Al di là di tutto. Sono molto belli questi dialoghi. Cioè c'è una grande differenza fra, per esempio, un discorso alla Final Fantasy XVI in cui vai a fare le cacce per combattere e The Witcher in cui c'è veramente questa preparazione, approfondimento, timore anche seria messa sul tavolo in discussione di come si affronta cosa. Ok.
Pozione della mangusta. Vediamo un po' se posso già crearla. Vediamo un po'. Ok, cosa ho sbagliato? Ah, ecco la mangusta. Crea. Fatto. Resistenza all'avvelenamento più 20.000%. Era necessario più 20.000%? Non bastava più 100%? Cioè, non... va bene. Più 20.000? Ok. D'accordo. 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 Io lo accetto, anzi me lo segno. Perfetto. Segnato sugli appunti del cacciatore. Dello strego. Va bene. Poteva scrivere immunità, cioè. Il Kairan sarà... Ma guardate che bello che ha The Witcher 2. Vicolo cieco. Vado con la barchetta. È un po' un disastro. No, non vado con la barchetta. È la barca grossa. È esplorabile. Ha qualche tesoro. Di sicuro non ci si va in giro. Stamina nuova. Ah, attenzione. È proprio parte della missione. Pantaloni da mago. Cerca la cassetta da... Ok, diario. Nella tana del Kairan, Geralt scoprì che il muco era il mostro ed era altamente velenoso. Va bene. Carino come Dandelion racconta. La storia di quest'erba continua in un'altra sezione, cari lettori, ma qui scoprirete come andò la caccia al Kairan. La chiave trovata dal Witcher corrispondeva a un baule arrugginito poco lontano. Al suo interno trovò il diario di bordo del capitano della Pietra Sille e una copia recante l'indirizzo dell'Università di Oxenford. Il nostro eroe immaginò che il capitano intendesse consegnare un rapporto del suo viaggio, ma che per qualche ragione non fosse riuscito a spedire il manoscritto. Il Witcher decise di occuparsene al posto suo, usando la posta reale a cui hanno accesso tutti gli ufficiali temeriani. E chi, per volere del re, era l'ufficiale più alto in grado di Flotsam? La risposta a tale domanda era piuttosto semplice. È veramente... veramente, veramente, veramente... come ho introdotto. Cioè, non ti aiuta in niente. Ti dice proprio, beh, dai, lo sai. Mica sei un coglione distratto, vero? Comunque, va bene. Allora... però la mappa continua a essere disturbante. Ma un bel fast travel, no? Un portalino? C'era... ero uscito da qua, vero? Sì. Devo tornare in totale autonomia abbandonato a me stesso? Veramente? Abbiamo 5 vigore comunque, tanta roba. Bel level up. Peccato che non si livella in sto gioco. Mannaggia. Una cosa tipica polacca? Questa? È per questo che le auto in Cyberpunk si buggavano e non si guidavano? Per impedirti di accelerare al processo di completamento della quest?
Sì, Geralt odia i portali, però io ancora non lo so. Siamo arrivati a The Witcher 2 e ancora non si è detta sta cosa, eh. Non è così iconica alla fine. Sarà iconica nel 3 e tutti hanno detto che beh, haha, lol, però... Io ancora sto fondamentale comportamento di Geralt non l'ho visto. E staremo a 100 ore di The Witcher in totale. Oddio. Ah, è nei libri. Ah. Vabbè, allora, ok. Roba dei libri in realtà. Ah. Signorina. Salve. Oh, come on. Sì, lo dice anche in Monster Hunter World, questo lo ricordo. Sheala, va bene. E dimmi tu. Triss claims that Cairn was born of magic. She's right. Something that large couldn't possibly evolve in the waters of the Pontar. It looks like the result of some botched experiment. It's growing rapidly and will probably age just as quickly. I never expected to see you at Laredo's. Whereas I was sure you would show up there. The Commandant is terribly jealous about his small trading post. Anyone of import is summoned to hear him out sooner rather than later. What did he want from you? That is my concern, certainly none of yours. We're not a tandem, Geralt. We'll kill the Cairn together, but that is all. Okay. I've got everything I need. Let's go. Excellent. Ready? Are you wearing makeup? We all have our rituals. From what I know, Cairns are colorblind. Sigma momento comunque. Enough, Geralt. Time to draw the beast out of the water. You got an ace up your sleeve? I always do. Don't get eaten, and we'll soon both be heroes. I hope you're right. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Take care. It'll be extremely dangerous, even on land. Sì, 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 fammi bere le pozioncine, però. Aspetta, no, si fa dal... Bevuta? Ok. No, non l'ho bevuta. Ah, durante me. Come nell'uno. Mi sono tolto i pantaloni. Madonna mia. Che stanchezza. Ok. Ok, ok, ok. Andiamo. Pure un vandalaccio comunque butta a terra le... Ok, abbiamo 10 minuti. Mi rimetto i pantaloni. Semprefy. Jack di Bicche, Albert, Vale Hedy, welcome to the Covenant, grazie della Tier 1. Pan Biscotto, grazie di cuore. Allora, incantatrici, sono pronto a fare la gimmick fight, vediamo un po'. You descend into the lair. Va bene. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Ok. Non si scende qui. Scende qui. Witcher, per favore. Qui.
Che figo. Abbiamo fatto un errore. Ma che figata! Ha ragione. Va bene, Atreus. L'ho fatto. Dovrebbe essersi appoggiato. Ho capito, l'ho messo a terra, dai, fagli dare la zampata. Non funziona. Gli vado sotto. Cioè ci sono tentacoli che si possono intrappolare e tentacoli che no? Non un buon inizio. Ricaricherò la partita. Avevo detto che era una gimmick. Va bene. Ok. Alcuni si bloccano, altri no. It's fine. Ed è crashato. Witcher. È un gioco uscito per PC, dai. Ok, bene. Siamo tornati. Usa Irden sul tentacolo che fa luce. Ha funzionato. Lo vedo. Cazzo, questo. Oddio. Dai! È proprio gimmick, non ti fa combattere se non lo incastri. Ma non posso schivarli? Ma perché non ci sono gli A-frame, vero? Devi solo stare lontano, cioè perché io rollo nei momenti giusti anche a distanza, ma non va bene. Non gli va bene. Vabbè, alla fine il combat è quello che è. Ed è crashato di nuovo. Allora. Però ora sappiamo come fare.
Ah, bella hitbox. Ok. Monster Hunter, in effetti. Yek. Modo di combattere e non stare nell'arena. Aia. Ok. Va bene. Quindi quando uso il braccio, oddio. E il braccio, quando usa il braccio giusto? Dov'è Geralt? Ok, c'è un uccellino qua. Va bene. Proviamo l'altro? Dove sono? Quick time event? Che è successo? Ah. È apparso un prompt un secondo. C'è stato un frame di prompt. Va bene. Va bene, va bene. D'accordo, The Witcher, sono pronto. Onesto, sono pronto. Tanto ormai a memoria, lo so. Vai. Usciamo dall'arena. Poi. Angry,
no. Vai, 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 vai. Beh, mica scemo in effetti. Ha senso. Ok. Sono pronto. Sono pronto. Aha. Oddio. Bello il combat esteticamente. Il gameplay, vabbè. No, poverino. Starship Troopers. Beh, credo sia morto. Carino al finale. Fluttuano anche, levitano i maghi. Bene. We did it. Not a bad fight, wouldn't you say, Geralt? Are you all right? The beast got me a couple of times. I've heard you've been in more dire situations. I wonder, are the stories about you true? Di quali parli? What stories? If you think I'm going to repeat some of the legends circulating about you, you're deeply mistaken. What now? I must harvest the most valuable ingredients while the corpse is fresh. I'd prefer to get the entire carcass to my laboratory and strip it down to the bone, but that would be a waste of power and simply too much work. I shall take only... What have you heard about me? A number of things. You won't talk about them? I've no time now. The fresher the ingredients I collect, the higher the price I'll get. Sorry. Farewell then. Don't forget to collect the reward. Oh, I won't. We'd best get to work. Va bene, salviamo la partita. Acquisito livello, lo facciamo subito. Ho 3 talenti. Ah! Questa è un'ottima notizia che non mi aspettavo. Ok. Ok, 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 molto bene. Non me ne frega niente di Irden. Però qua c'è uno slot. Se io mi metto, se io metto un punto qui, posso inserire una gemma? Allora. Allora, il critico dei segni non me ne frega niente. Collega trappoli in modo che gli avversari non possano passare tra i glifi, non mi interessa. Adrenalina, neanche so cos'è. Danni dei segni più 3. Cos'è l'adrenalina? Scusate. Che è sta cosa? Nessuno mi ha parlato di adrenalina. Non è che è una traduzione diversa di vigore, vero? No. A caso, cioè. Fa fare più danni. Ok. No, ok, avrei un segno nuovo che si è chiamato Eliotropo. Va bene, perfetto. Eliotrope. Heliotrope. Hmm.
Vabbè. Muta. Danni Boston. Danni Bone. Danni bonus consegni a me puzza tantissimo. Allora, ragazzi, siamo onesti. Cioè, siate... No, siamo... cioè, è confuso, va bene, The Witcher. È un danni segni più uno? O è qualche bonus passivo qualora ci siano effetti secondari che aumentano i bonus dei segni? Quelli sono più uno. Naila, grazie. È un più uno permanente. Perché altrimenti non sarebbe epico. Multi Red Lighter, welcome to the Covenant. Grazie di cuore. Fight. Semperfy. Allora. Quindi è molto buono. Vai. Ma stiamo letteralmente creandoci una gran build, eh? Cominciamo a essere tosti. Il fatto è che per ora... Fatemi fare un paio di... No, finché non posso livellare non li faccio i controlli che ci rimango male. Ah, siamo passati dal nulla a 1750. E ora devo andare a piedi. Che è realistico. Lei ci ha fatto arrivare qua. No, non è vero, non è realistico. Con lei siamo arrivati qua in fretta, però. Appunto. Guarda che figo, ma posso lootare qualcosa dal Kairan? Posso prendere qualcosa io? Ah, sì, vero, chat? Ok. Devi lootare. Ragazzi, stiamo sempre giocando The Witcher 2, che ho capito che è un po' insicuro di se stesso in certe idee. Io mi sto divertendo e adoro, ma me lo aspettavo diverso in certe cose The Witcher 2. In certe è meglio di come pensassi ed è meraviglioso. In altre... Cioè, che è sta roba? Che è sta roba? Vabbè. Trofeo. Vediamo un po' il trofeo che fa. Inventario. Armatura più 3, vitalità più 5. Vitalità più 50. Bro. Ok. Mi sono tolto gli stivali? Madonna santa, lo sapete, vero, che non è colpa mia e non darò mai la colpa al giocatore in questo caso, vero? È tutta colpa di The Witcher 2. E per fortuna che stiamo comunque facendo gran figate. Il primo menu buono arriva solo dopo un anno di pace di The Witcher 3. Ok. È interessante la lore degli UI designer di CD Projekt Red. Detto goliardicamente per gioco, mi scassavate un sacco il cazzo con The Witcher 1, ma ci avevo visto lungo, eh? Più lungo di quanto io stesso pensassi. Any idea what Yorvith intends towards Larita or the local humans? Only he knows that. But I suspect he's at a loss, unsure what to do. He's in the area, mounts the occasional ambush. Then lies low for a few days. But he's yet to put together a larger attack. I think he's waiting for the Commandant to lower his guard. It would appear so. But Yorveth is famous for his viciousness.
He's fought regular troops, attacked much larger settlements. Delaying the fight this long is unlike him, unless there's something I don't know about. Non mi interessa. Good luck. Oh. La vera ricompensa per il Kairan, per quanto mi riguarda, è 1750 punti esperienza. Poi vediamo. Ovviamente anticipo che è una battuta. Drushbanule, l'eco non è nella foresta, è nella sala di registrazione quando hanno sbagliato. Allora. You look pale. Eat something. I think the stew's ready. Job done. The Kairan's dead. Good work. You've earned your reward. Why? You might want to stir it. Ok, 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 ok. Well, well. How's the common... Ma che succede? È spawnata! Like him who might help us. Anche io odio i portali adesso. He told me they're keeping Scoia'tael prisoners on a barge in the port. Did he mention if Kieran Ep Esmalen, Yorvet's right-hand elf, is among them? No. He may know something about the Kingslayer. Let's pay him a visit. Ok. Sto sviluppando un pensiero. Dopo un The Witcher e un quarto del secondo. Però è molto personale. Potrei spezzare un po' di cuore, quindi non lo dirò per ora. Aspetterò un'altra trentina di ore. Seguiteli se raggiungi la chiatta. Sono alla chiatta. Va tutto bene? No, sono la chiatta, devo andare alla chiatta. What do you want? To speak with the wounded prisoner. No one's allowed. I'm here on Commandant Lorido's orders. I already cut a deal with you, but... So get out of my way. He won't tell you much. He's dying. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Wakey wakey, copper. No, no, sono curioso. Cioè, non pensate che stia dicendo "Ah, The Witcher 2 è un gioco mediocre", per carità di Dio. You get wet just looking at me. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axie sign to calm him. Perfect. Get ready, birdie. We'll be down a... E lo faccio in gameplay, non in cutscene? Figo. Non serviva. Ah! It's no use. You wish, Horsen. I'm no traitor. He's raving. That gun? Where am I? In Flotsam. On the prison barge. The convict's barge? I'm done for. How did Lorido's goons catch Yorvith's right-hand elf? I was betrayed. How else? There's a witcher in Yorvith's unit. Like every Dwan. He turned out to be a bastard. What happened? He betrayed us. He said he had an offer for me. So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused, and there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit. Thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost.
So many dead. So much suffering. All for naught. C'è una discussione. Ma da dove cazzo nasceva l'entusiasmo per questa saga prima del 3? Allora, prima del 3 l'entusiasmo era ovviamente una nicchia importante, ma è sbagliatissimo pensare che non fosse giustificato. The Witcher è un'avanguardia incredibile nel gioco di ruolo occidentale, appunto. È un'avanguardia pazzesca, anche soltanto per il modo in cui la scrittura viene influenzata dal giocatore. Non esiste niente del genere prima di The Witcher. La cosa più impattante a livello di mercato globale è stata chiaramente BioWare, ma The Witcher era la piccola gemma incredibilmente coraggiosa che ha spinto avanti il mercato. E in certe cose lo ha fatto quanto può averlo fatto un Undertale. Cioè, è cruciale quello che ha fatto The Witcher. È vero che sono molto, molto grezzi. E The Witcher 2 era il Crisis dei GDR. Quindi aveva tutte le ragioni di essere completamente captivante per tanti, eh? Allora. What does Yorveth want? Why Flotsam? Go plow yourself. Only I can warn Yorveth. Tell me. We're fighting for much more, Witcher. Flotsam is only the beginning. We're no bandits, we fight for freedom. In due time, Yorveth will answer the call, and we'll emerge from the woods, joining the battle. What battle? He wasn't specific. In that case, I'll ask Yorveth himself. I'd like to see that. Why does the Dwan want Yorveth dead? He used us. From the start. Our hatred. But he no longer needs Yorveth. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. Letho? He's the Kingslayer? Yes. We got what we came for. What now? Yorveth. What if Yorveth already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynplaine. Yorveth fights, for that is what he does best. He's Enshay, a real one, a free one, among the last. Fighting makes sense, now more than ever before. There is still hope. What are you talking about, Kieran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it. They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorveth. Grezzo, ma efficace. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avaloch, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. Ma mi sono perso qualcosa. Mi sembra slegatissima sta cutscene. È un'altra storia. Cioè, che è successo? Prego? Non seguo. Geralt, are you all right? È una I've been to the Isle of Avaloch, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, ah, è un ricordo. There, and Yennefer. The Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But Triss, this is important. I feel like everything's coming together. When the Witchers found me barely alive a half year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me. In the outskirts. Then in Vizima, when I killed the Grand Master. Now I know it was no coincidence. Okay. Kieran mentioned roses of remembrance, growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true. Right now, I should be searching the forest for Yorveth, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that. Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance.
Those flowers are truly powerful. In that case, Yorvith can wait. Want me to go with you? Il fatto è che qui è un errore di regia. Cioè, la regia non ti fa capire che è apparso un ricordo nella sua mente. C'è una percentuale sicuramente di colpa del fatto che non ho giocato consecutivamente, ma qui potevano renderlo un po' meglio, anche fosse soltanto un brillore nell'occhio, un entrare completamente nella retina per poi fare una sorta di piccola velo di un piccolo velo di nebbia. Cioè, la regia qui ha un pochino perso, però chiaro. I'd love your company. All right then. Let's go. Tutta contenta. Cedric mentioned there are some old elven buildings near the cascade in the forest. We should start there. Lead the way. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Look, Coffer's dozed off. Wakey wakey, Coffer. You'll fall asleep forever any day now. Welcome. Guarda come corre, guarda là. Sì, se leggi i primi libri capisci che non ricordo, altrimenti no. Boss, so what about that bonus? Is the work complete? Maialino! We're out of mutton. What do you want me to do? Shit a sheep? We should send for Laredo. Sì. Seguitris. Segui Tris. Tris, ti sto seguendo. Va bene. Sì, ti preparano molto bene la caccia selvaggia. È molto bella la linearità della minaccia tra il 2 e il 3. Tra l'1 e il 3, tra l'altro. Che grafica, porca miseria. Che estetica. Gli sciotti? Andiamo. Gardens in the middle of forests. Those elves really like to complicate things. Stop whining. Cedric told me a beautiful legend about this place. Legends are almost always beautiful, especially elven ones. The reality often leaves a lot to be desired. Well, Cedric also said the site itself was something wonderful. The rose must be here somewhere. I'll look around. Alden and Cymeril. Cedric said Cymeril eclipsed even Francesca Findebear with her beauty, and Francesca's reputed to be the world's most beautiful woman. Wow. Cedric's too much. He really has visions, you know. He really has the gift. He could learn to control it if he drank less. Cedric drinks to get rid of the visions, and that's something I understand perfectly well. Oh my. Lo sapevo che lo diceva, lo sapevo. It's beautiful. Uh-huh. I just don't understand it. How did the elves become so cruel? Tramite la xenofobia e la oppressione? Like this make you realize just how much they've lost. There used to be entire elven cities, and the forests were theirs to enjoy, not to hide in. Humans destroyed that, put them in reservations.
Yorveth and his kind are taking revenge, though not all elves are like that. Kieran said there's a lot more at stake. He has his ideal, a certain vision of the world. But do you think there's room for humans in it? We're practically one and the same. Wrong, Triss. We've been learning from each other for generations, but we're different at base. I don't know why I find that awfully sad. Just like this garden. Beautiful and sad. Stavo pensando che sembrerebbe incredibilmente opportunistico che esista una magica rosa del ricordo che aiuta gli incantatori a creare pozioni e magie per far tornare i ricordi, ma è plausibile che si chiami rosa del ricordo perché è stata chiamata, nomenclata in questo modo dagli incantatori quando hanno scoperto che questa specifica rosa aveva queste particolarità utili. Quindi, andiamo. I'm glad you're here. Sì, sì. O no? Slimerl's Rose of Remembrance. Legend has it they wilt unless nourished with blood, ma ti prego. But also if they're sold. But give it to someone you love, and it'll live forever. Allora, ve la metto semplice. Geralt, anche fosse plausibilmente, tra virgolette un po' spesse, innamorato di Triss, cringerebbe così forte in questa scena che secondo me cioè è proprio un momento di grande imbarazzo, è proprio il momento sbagliato, cioè c'è questa, c'è Triss che lo forza tantissimo, è invadente, è insistente, è instabile, cioè voi volete la sex scene, giusto? Cioè, devo dargli il fiore, così c'è content. Dio santo. Ho mia madre che mi vuole chiamare per la casa. This one's for you. Oh, Geralt. I want you to keep it. If there's any truth to the legend, it shouldn't wilt, even if you pluck a petal or two. Thank you. This is the statue, Curly. Don't mind us. Imagine the corn we'll get. I won't leave the brothel for a month. È la più bella scena di tutti e tre, di tutti e due i Witcher fino ad ora. È la cosa più bella del mondo! Madonna, questi tre che arrivano! Ah, fate un po' come cazzo vi pare! Non preoccupate! Sì, sì! Non preoccupatevi! Allora, bro! Ma proprio don't mind us! Ma è bellissimo! Ti prego, ti prego, ti prego! Fa che uno di loro prenda la rosa del ricordo e la doni agli amici! 6 weeks even! Where does that woman get the gold for all this? I mean, her and the old man, they're buying a new house. And now these statues for the garden. Must be defrauding the treasury. What's a town chancellor do anyway? It'd be ploughing hard to move. We'd never shift it in one piece. I know. We'll break off the legs, the heads, remove it in bits. Break off your own head, clown. Shut your trap, cunt. Kill them! Ma scusa, ma è un po' eccessivo? Mi sa che stiamo facendo la build giusta. E ora basta, è arrivato il momento. Watch out! Oh. Ah!
Ragazzi, ma è un doge in erotico. Cioè, è tutto... è molto... è ridicolo. No, va bene, eh? Va bene, lo accetto, mi diverto anche. Ma è talmente forzato, poco sincero, implausibile e costruito, che dici, ma... cioè, è come... sembra di guardare It Takes Two. Ora esce fuori un libro magico che fa... cioè, così. Ma che cazzo? È proprio una sequenza di eventi. Boh. Ok, comunque, vabbè, l'importante è il risultato. Oh, oh, io sto morendo, ma l'avete vista? Ma che cazzo? Oh, oh, scusa, Geralt, sono tutta bagnata. Ma che cazzo è? E so, raga, io mi sta venendo la tachicardia da ridere. Ma te è completamente meme. Cioè, ho il coinvolgimento intimo di una gag di Tommy e Jerry? Cioè, oh no. Tom e Jerry. Di Tom e Jerry. Cioè... ok, già meglio per fortuna. È diventato di nuovo semi-normale. Elves possess a sensitivity humans can't ever hope to acquire. E i cani sono meglio delle persone. Cioè, questa frase è l'apoteosi del don't put your dick in crazy, comunque, ok? Cioè, Triss non meriterebbe niente. Ah, una piscina con delle rose. La specie elfica trascende la sensibilità umana. Viene voglia di darle una sberla. Ma una sberla forte. Cioè, questa vive in un mondo finto. Santo Dio, ma cosa sto pushando? Ma secondo voi, se voi andaste a vedere... ma che pushando? È una cagata di taglia mondiale questa cosa che ha detto. Ma Dio santo. Ah, guarda, sotto la piscina c'è una edera di rose, una piscina... oh, gli elfi superiori. Boh. È lei che sta pushando la bullshit, comunque. Cioè, Geralt spero che la guardi e faccia... Lei è passata. Ah, gli elfi. Siamo in trappola. Va bene. Ok. Perché dovrei usare hard su delle rose? Vabbè, non importa. Looks like we're stuck. Step Witcher, scusate. Well, there must be another way out of here. Why are you looking at me that way? Do I have something on my face?
una chance. What's going on in that head of yours, Witcher? My bro. Oh, you know. Stuff. Stuff. You could use a bath. So could you. Alza le sopracciglia. Guardala. A witcher's blade. Letho comes here to think. Well, he's not here now, so we've no reason to stay. The Dwan stole the story of Elden and Cymerill, but they now steal our roses of remembrance. A more silly and shallow tale I've never heard. An enchanted wood, a beautiful elven couple living within. A handsome human prince arrives, riding a milk-white stallion. Bloody Dwan. We Enshe remember how it was. Limitless devotion, passion, commitment, and sacrifice. Legend has it the lover's sighs are enchanted within these very stones, though only those in love can hear them. Questa statua fa un sacco di venir voglia di descriverla, a quanto pare a tutti. Singing bushes, jabbering stones, Elven Hogwarts. We should take walks more often. For a while there, I forgot all about Flotsam, the Scoia'tael, the Kingslayer, the whole world, really. Nice to know I still have that power. I need time to devise the spell. It could take as much as a few days. Mm-hmm. What do you plan to do while you wait? I'm going to meet Yorvith. Well, don't get yourself killed. That'd be pretty stupid now. What are you getting at? You're about to recover your memory, which will give you a whole new perspective on things. We'll learn what happened to Yennefer. Uh-huh. And you expect me to drop everything and tell Roach, hey, it's been great, but I've got places to go and people to find? You know, you could. I mean, you don't really owe him anything. I'm just afraid you'll get caught up in something and you won't be able to back out. Yorvith's a sly old elf. He's been fighting humans for a full century at least. This Letho is no common bandit either. And I shudder to think who put him on the warpath. It's a mire, Geralt. Deep and hungry, and it could swallow you whole before you know it. It possibly already has. I want you to know that I'm prepared to travel to the end of the world with you to save Yennefer. I owe you that. I owe her that.
I'm prepared to drop everything. The trappings of court life, politics, the regicides. I could even live at Kaer Morhen. It's up to you. Triss. Let me finish. I can only say this once. If you want to go alone, I'll understand. And I won't try to persuade you otherwise. If all goes well, I'll catch the Kingslayer before you finish preparing the spells. And if it doesn't go well? Triss, do you really expect me to spend 2 days at the tavern drinking with the locals while Letho's out there taking control of a Scoia'tael unit? No, but what will you do? What if Yorveth scoffs at your news? What if he says Letho's escaped and no one knows where to find him? Will we go? Will we leave the Regicide to Roach and continue with our own lives? I really would like to go, but I need to clear my name. Foltest's men and bounty hunters of all kinds would never let it go. We'd be fugitives, and that's not a life I'd want for me or for you. Besides, I'd feel as if I'd given up when there was still something to do. I'd feel like I fled, and as I see it, we haven't lost yet. Whatever your decision, I want you to know you can count on me. I need a few days to prepare the spells. I need to talk to Zoltan about Yorveth. It's not a closed conversation. We'll talk again, but only after I've settled things with the Kingslayer. Geralt! There you are. È un T-600. Allora. Parliamo. Sono assolutamente convinto che questo sia un ottimo momento per chiudere la live e andare avanti la prossima volta. È un gran finale, secondo me. Parliamone un momento. Il modo in cui ci si arriva, secondo me, è tragicomico. Ma la scena del rapporto, l'evento erotico, registicamente, comunicativamente, umanamente, è bellissimo. Hanno avuto l'arguzia anche di inserirvi una gag acuta. È una scena di una bellezza, di una sincerità e di una, a modo suo, delicatezza incredibile. Bellissima. Veramente bella. Delicata quando deve e non delicata quando non deve. Una stupenda scena. Veramente, veramente bella. E il dialogo successivo è stato tra i più belli che abbia mai visto in The Witcher. Cioè, quello che avevo trattenuto prima è che per gusto personale, alcune cose non di gusto personale, ma per soprattutto all'85-90% gusto personale, al di là di ogni cosa, attualmente io preferisco l'epopea di Dragon Age rispetto a quella di The Witcher. Dragon Age ha certe cose che io apprezzo molto più di quello che ho visto finora in The Witcher. Non tanto a livello videoludico, parlo proprio di esperienza di mondo di gioco, di dialoghi e di interazione con gli NPC e così via. Quindi non sto parlando di videogioco in questo, non sto parlando del gaming dietro, ma proprio dell'ecosistema cosmogonico e di ambientazione. Però quest'ultimo dialogo è al livello che vorrei. È veramente, veramente, veramente bellissimo il fatto che tu abbia dei dialoghi con delle scelte così importanti che siano talmente sincere, talmente spontanee da risultare molto poco chiare nel risultato. Cioè, le domande che ha posto Triss erano corrette, le risposte che ha dato Geralt erano corrette, lo sarebbero state in ogni caso a seconda di come lo si vuole giocare. Il dialogo è profondamente più concreto e meno super cazzo alla politica, con, diciamo, geroglifi facente parte di informazioni dei libri e delle ambientazioni circostanti, e molto più abbiamo informazioni finalmente concrete, il gioco ce le ha presentate, abbiamo il plot su un tavolo d'argento, pulito, ordinato, molto ben presentato, adesso facciamo una discussione seria su quello che c'è da fare, su quello che potremmo fare, su quello che faremo. Bellissimo dialogo, molto serio il modo in cui è gestito, ho apprezzato tremendamente anche il fatto che le risposte fossero non ovvie.
Bello, 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 bello. Ok. Una delle più belle live di The Witcher, tra l'altro, perché mi sono veramente divertito ed è stato molto, molto affascinante vedere la dicotomia tra, secondo me, la semi-idiozia di come si arriva a quella scena e la bellezza di poi come invece viene espressa. Porca miseria, che bello, che bello, che bello, che bello. Ha da insegnare, ma non ha imparato nessuno, perché altrimenti vendi meno, per carità di Dio. No, poi il 14enne non compra. È così, e la mamma, se stronzate che vanno a distruggere l'autoralità perché altrimenti fai l'1% in meno di soldi, o il 10% in meno. Veramente, veramente bello. È molto bello il fatto che questo sia un gioco che si è preso il suo tempo per fare una scena di sesso, non è la troiata di The Witcher 1, in cui anche il rapporto è talmente idiotico. Non vuol dire che non è che il Witcher non deve scopare, però è vero, cioè, ci sono delle scene che dici... Ma poi c'è Shani, è tutto scritto così male. I rapporti umani in The Witcher 1 sono delle cazzate che ti fanno pensare, ma come vivono in Polonia? Però qui invece c'è tutto un pregresso, un percorso, la dolcezza di Triss, la proposta di Geralt, bellissimo. Ah, ragazzi, buona serata. Vi auguro buona cena, ci vediamo per la PIL alla prossima.